Spieghiamo che cosa avverrà lì. Sostanzialmente, assieme alla media struttura di vendita, viene realizzato un parcheggio di circa 4.000 metri quadri che, se vogliamo andare a vedere come possibilità di fruizione, una sorta di parcheggio pubblico, cioè dove qualcheduno può fermarsi, oltre ad avere una piccola parte di residenza turistica alberghiera per un'ospitalità che in fondo si confà con Arenelle. Quest'area è privata, chi sono gli attori interessati che vi chiedono di portare avanti questo progetto? Questa è una proposta di Pix Development e di Margherita SRL del gruppo Conad. Potrà causare qualche scossa dal punto di vista commerciale all'interno del borgo, secondo lei? La prima cosa che ci ha preoccupato è l'effetto che può avere sulle altre attività. Normalmente queste sono operazioni che sono state fatte in molte parti d'Italia e viene garantito il riassorbimento. Immagino che insomma altre strutture, magari di dimensione più piccola, possono subire un sussulto da questo. D'altra parte invece ci potrebbe essere un effetto molto positivo proprio sulla gravitazione che ha l'attività commerciale di tipo minuto, proprio per la possibilità di nuova accessibilità alla frazione di Arenelle. C'è tutta una questione anche di riqualificazione del verde, spieghiamo come dovrebbe migliorare il quartiere. Noi abbiamo chiesto praticamente di fare un pre-progetto, di darci delle indicazioni su una sistemazione che dovrebbe essere una vera e propria forma di rigenerazione proprio con le caratteristiche tipiche della rigenerazione urbana, cioè del ricucire dei tessuti attraverso le aree dove l'amministrazione, il pubblico può intervenire, quindi sono le strade, le vie, cioè riqualificare, far diventare bella una realtà e vivace, sicuramente può portare a una riqualificazione anche dell'intero abitato.